Rondine è un luogo che amo e ringrazio veramente di questo invito, una giornata speciale in cui si torna a scuola. Io dovevo fare la terza elementare e il 5 di settembre ero a tavola nel momento in cui i miei tre adorati, mio padre, i miei nonni, cercarono con delle parole semplici di dirmi che non avrei più potuto andare a scuola, avrei dovuto fare la terza elementare. Perché? Perché non ho potuto più andare a scuola, non posso più andare a scuola? Perché ci sono delle leggi, per cui i bambini ebrei non possono più andare a scuola. Era troppo difficile da capire. Io andavo a scuola volentieri, alla scuola pubblica vicino a casa. Le bambine erano tutte mie amiche, la maestra, io che non avevo la mamma, nella maestra credevo una figura materna. E mio padre le chiese, signorina Bertani, si chiamava la mia maestra minore, venga a casa, spieghi alla mia bambina che non ha fatto niente di male, che non è stata espulsa, che non può andare a scuola perché è ebrea. La maestra fu obbligata a venire a casa. Entrò e mentre io mi aspettavo un abbraccio, che dicesse: oh Liliana, come mi manchi, mi disse: non l'ho fatta mica io alle leggi razziali. È tutta seccata, se ne andò senza abbracciarmi, era la porta chiusa della scuola e poi dopo quante altre porte chiuse nella mia famiglia ci furono. Io diventai la bambina invisibile, bambina sconosciuta, la bambina che non si invita, la bambina che si mette da parte. E avanti, avanti, finché nella mia famiglia non si capì che si doveva fuggire, che si doveva andare in America con i cugini. E quindi di quella piccola famiglia seduta intorno al tavolo, in cui si cercava di spiegarmi perché, perché, perché. Non ci fu più nessuno, non ci fu più nessuno in senso assoluto, perché si cominciò con le leggi razziali e si finì ad Auschwitz per la colpa di essere nati, non perché si avesse fatto qualche cosa. Tagliacozzo prima parlava che dei suoi perduti nel vento di Auschwitz non c'è una tomba. E io di quella tavola in cui occhi amorosi cercavano di spiegare a una bambina ebrea che non poteva più andare a scuola, di quei tre non c'è traccia. Sono dimenticati, spariti. A scuola non spiega, non insiste. Spaventa, è una cosa vecchia, sarà vero poi, sarà vero quello che si dice. Trovai grandi difficoltà al ritorno da Auschwitz, grandi difficoltà a parlare, grandi difficoltà a far credere anche a quei parenti che ritrovai che mi amavano, quello che io avevo visto con i miei occhi e che per casi strani della vita, ero ancora viva per raccontare, ma di queste cose è difficile parlare. Si tace o si ha la fortuna di riuscire a scrivere, come Primo Levi, come altri che sono riusciti a fare dei diari, oppure si tace per tanti, tanti, tanti anni. E quando si racconta,
Non si sa che chi ascolta abbia creduto a quella testimonianza, ma che la parola indifferenza che io ho tanto voluto al Memoriale della Shoah a Milano, Gennaio 21, non vinca su tutto. Rondine non è indifferente, Rondine è fantastica e la sua scuola di inclusione è il contrario. È il contrario di chi ti fa trovare la porta chiusa. Grazie, Rondine.